La parola al sindaco adesso. Apri il microfono. No, devi tirare su la levetta. Okay. Eccoci qua. Intanto, naturalmente, buongiorno a tutti e rinnovo il benvenuto a Cotignola e in particolare in questo luogo, devo dire, molto prezioso e importante per questa comunità, perché è un luogo nel quale proprio tutti i temi di cui stiamo parlando questa mattina trovano in qualche modo anche una sintesi, una concretizzazione, no? Perché qui, in questi posti, in questo parco più in generale, non solo qui nel centro polivalente, si incontrano le associazioni, si incontrano i volontari, si incontrano le famiglie, le generazioni, quindi è proprio per noi il punto in cui la coesione sociale si concretizza in modo molto forte, quindi mi fa particolarmente piacere che Hauser abbia scelto questo luogo per svolgere il suo congresso e noi siamo onorati e sempre a disposizione quando occasioni così belle possono trovare qui lo spazio per essere svolte. Io mi aggancio poi ragionamento che faceva Davide. Okay. Forse questa cuffia è la cuffia che non, il microfono non gradisce la cuffia, lo tengo più vicino. È stato detto da tanti, sicuramente non saremmo riusciti durante questa pandemia ad affrontare i tanti problemi nuovi, contingenti che siamo trovati a dover affrontare senza l'attività di volontariato, senza le tantissime persone che davvero non si sono tirate indietro in un momento in cui era molto facile dire penso a me stesso, mi ritiro a casa mia e di problemi ne ho anch'io tantissimi da affrontare, ma questi sono territori nei quali la solidarietà e in qualche modo l'attenzione agli altri, anche chi è vicino a noi, c'è sempre stata e per fortuna c'è stata ancora di più durante questi momenti così difficili. Speriamo che i più difficili siano alle spalle, ma sicuramente l'attenzione deve essere ancora tanta sul presente, sul tema delle vaccinazioni, su tutto quello che anche il presidente della provincia ci ricordava. Non molliamo, teniamo l'attenzione al massimo. Cosa ci insegnano questi mesi, cosa ci insegna questo anno e mezzo? Probabilmente ci fanno capire che questo rapporto tra istituzioni e volontariato deve essere sempre meno estemporaneo, occasionale, ma sempre di più strutturato e costante. Anche nell'Unione dei Comuni noi all'inizio abbiamo naturalmente fatto di necessità virtù, no? Abbiamo attivato delle collaborazioni veloci con quello che avevamo, con gli strumenti che avevamo a disposizione. Ma subito dopo abbiamo capito che questi strumenti flessibili, veloci, che avevamo attivato all'inizio, non bastavano più, che era necessario creare convenzioni strutturate, quindi dare in qualche modo, come dire, continuità e anche serenità, se vogliamo, al mondo del volontariato, fare capire che questo rapporto non era solo di un giorno, di una settimana, di un mese, ma era un rapporto che doveva trovare nel tempo una strutturazione importante per le istituzioni ma anche per i volontari stessi, perché lo diceva anche Mirella nella sua relazione, ci sono comunque anche dei costi da sostenere. Se sei in grado di progettare nel lungo periodo sicuramente hai, come dire, un po' più di serenità nell'affrontare anche tutte le spese, tutte naturalmente i costi che inevitabilmente ci sono per i volontari, perché naturalmente le sedie hanno dei costi, i mezzi hanno dei costi e tutta l'attività che viene sviluppata non si fa con niente. Quindi credo che questo sia un primo sforzo che le istituzioni devono fare, cercare di costruire rapporti continuativi nel tempo col mondo del volontariato, quindi far sì che le attività sperimentate anche durante questa pandemia domani possano essere attivate in qualsiasi momento in modo costante. Questo penso sia un primo sforzo che noi possiamo e dobbiamo fare. Allo stesso modo dobbiamo essere quell'elemento di raccordo tra il mondo del volontariato, dei territori, perché troppo spesso questi mondi non parlano, non collaborano sempre al meglio. Credo che questo faccia parte un po' anche, passatemi il termine, di un orgoglio personale, no? Chi fa volontariato giustamente è orgoglioso della sua realtà e a volte un po' geloso anche di questa realtà e fa un po' fatica ad aprirsi agli altri. Lo si diceva, la pandemia ci insegna che o ci apriamo agli altri o allarghiamo le collaborazioni oppure da soli non ci bastiamo più. È talmente evidente sotto gli occhi di tutti, ma non sempre è facile scardinare questo pensiero. Quindi credo che le istituzioni possano e debbano avere anche questo compito, no? Aiutare il volontariato ad aprirsi a nuove collaborazioni
e sfruttare anche i luoghi in cui queste collaborazioni possono nascere. Io parlavo di questo centro, di questo parco. Noi dobbiamo come istituzioni investire nei luoghi della socialità e far sì che questi luoghi non siano ad esclusivo utilizzo di un'associazione o dell'altra, ma siano luoghi di tutti, di tutta la comunità e di tutte le associazioni che hanno voglia di collaborare. Questo è l'altro ruolo importante che ci vedo, quindi investimenti sui luoghi, sugli spazi della socialità in cui le associazioni possono sviluppare al meglio le loro attività e coordinamento per far sì che queste collaborazioni crescano e si sviluppino sempre di più. E finisco agganciandomi al ragionamento che faceva Davide, le contaminazioni, ne abbiamo un gran bisogno. Continuiamo a guardare le cose solo con i nostri occhi e soprattutto io troppo spesso sento una frase che a me fa incavolare da bestia proprio, che è: si è sempre fatto così. Nel mondo del volontariato la sento molto spesso, cioè abbiamo sempre fatto così, perché dobbiamo cambiare? Dobbiamo cambiare perché il mondo in un anno e mezzo si è stravolto, le abitudini sono cambiate, ma anche le persone sono cambiate molto e di conseguenza dobbiamo avere l'onestà e anche il coraggio di dire: non è che quello che abbiamo fatto fino a ieri era sbagliato, probabilmente era giusto e andava benissimo e grazie per quello che è stato fatto fino lì, ma se non cambiamo non riusciremo più a dare quelle risposte domani. Quindi noi anche come istituzioni dobbiamo avere il coraggio e la forza di cambiare il nostro approccio ai problemi, il nostro approccio alla comunità in generale, perché non vuol dire rinnegare quello che abbiamo fatto, ma vuol dire avere veramente la consapevolezza che le cose o si modificano costantemente oppure non riusciremo più a garantire il tanto di buono che insieme al volontariato abbiamo fatto in questi anni. Quindi chiudo con questo auspicio: cerchiamo davvero di avere tutti questa capacità di mettere in discussione noi stessi, istituzioni, volontariato e comunità in generale. Se lo facciamo in modo positivo, anche qui positivo, un altro termine che è stato purtroppo, che ha assunto invece connotazioni nefaste, diciamo, durante questi mesi, se lo facciamo in modo positivo e costruttivo, sicuramente faremo qualcosa di buono per noi stessi, ma soprattutto per la comunità che ci troviamo, nel nostro caso temporaneamente, ad amministrare. Grazie Sindaco, grazie.